Polifemo è qui a Taranto dinanzi a Palazzo di Città, un bellissimo flash mob organizzato dal Comitato Cittadino per la Salute e l'Ambiente. Si vuole sensibilizzare l'opinione pubblica dinanzi alla problematica del silenzio delle istituzioni, un silenzio assordante, oserei dire. ArcelorMittal inquina, uccide, e il cittadino non sa cosa deve fare, se deve tenere le finestre aperte o le finestre chiuse. Infatti il titolo proprio del flash mob è "Finestre chiuse o aperte, sindaco?". Beh, perché questa domanda significativa e provocatoria? Perché durante i Wind Days ovviamente si dice che le finestre devono restare chiuse. I Wind Days, a beneficio di chi non lo sapesse, sono quelle giornate in cui il vento spira forte e quindi solleva le polvere. Però paradossalmente, per converso, in epoca purtroppo di Covid c'è il consiglio, la raccomandazione di comunque tenere aperte, arieggiare durante il giorno le finestre, e al che ci troviamo tra l'incudine e il martello. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tenere le finestre aperte ascoltando appunto i suggerimenti relativi al Covid, o dobbiamo tenerle chiuse in base appunto a quanto è imposto nei Wind Days? La domanda viene rivolta al sindaco di Taranto. Vedete, in questi giorni sono stato protagonista, felice protagonista, di aver, passatemi l'espressione forte, sputtanato il Premier Conte, ma noi vogliamo risposte precise da regione, da comune, non solo dal governo. L'Ilva ArcelorMittal è il cancro dei cancri, va chiusa, senza se, senza ma, senza mezzi termini. Qui abbiamo dei cittadini, abbiamo dei papà, delle mamme, dei ragazzi che vogliono gridare forte la voglia e il diritto alla vita. Ci sono persone che hanno perso i propri figli, e qui si insiste sul fatto che il diritto alla salute, che è un diritto incomprimibile, che è un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione, che è il diritto dei diritti, questo diritto viene calpestato. È un diritto che viene prima del lavoro, un lavoro che comporta morte all'interno di questo stabilimento assassino. Siamo con Cinzia Zaninelli, che è la presidente del Comitato Genitori Tarantini. Allora, ho accennato le ragioni del flash mob, ma sicuramente lei saprà dircene di più. Vabbè, è la grande contraddizione, no? Che oggi incontra la scuola, gli insegnanti sui tamburi, ma come in altre scuole. Che cosa devono fare gli insegnanti per proteggere la salute degli studenti, degli alunni? Devono chiudere le finestre per il Wind Day o devono aprirle per proteggerle? Per proteggere gli alunni, gli studenti. È una contraddizione che sottolinea il solito problema infame, il solito problema che dovrebbe farci fare rivoltare un'intera città. Le industrie presenti a Taranto continuano ad inquinare e non si disturbano. Le fonti inquinanti non si disturbano, si preferisce disturbare o creare problemi ai cittadini piuttosto che farle chiudere. Insomma, in epoca di Covid si chiudono le aziende, si chiudono i bar, si chiudono i ristoranti, ma l'Ilva ArcelorMittal può fare quello che vuole, può scaricare veleno e morte durante la notte, mentre i bar alle 12, alla fatidica ora, come Cenerentola, bisogna chiudere tutto, l'Ilva proprio in quell'ora inizia a sversare nell'ambiente di tutto di più. Eh sì, come se si nascondessero, come se noi non riuscissimo a vedere. Noi abbiamo le sentinelle, no? che poi ci riportano le fotografie la mattina di quello che hanno combinato la notte. E tutto ciò è vergognoso, è vergognoso. Noi viviamo... Lasciamo Cinzia Zaninelli, perché ci sono
degli ospiti particolari che stanno arrivando. Vedete un flash mob colorito, lo stiamo facendo in presa diretta, un flash mob colorito, vedete, tanti striscioni, da 2 anni 4.000 cittadini attendono una risposta rispetto alla petizione silenzio assoluto, ma ci stiamo avvicinando anche a delle immagini. Vedete un flash mob, dicevo, colorito, con 3 rappresentanti che simulano le figure di 3 soggetti altamente istituzionali e rappresentativi, quali il Premier Conte, il Sindaco Melucci e il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Vedete, qui ci vogliono risposte da Conte, ma Conte rinvia l'analisi, è venuto a Taranto, è scappato come un codardo, lo sottolineo, non ha voluto rispondere alle mie domande su cosa deve fare il governo per l'Ilva, ha preso tempo. Michele Emiliano non so più che cosa fa, come si suol dire, un colpo al cerchio e un colpo alla botte, decarbonizzazione, idrogeno, ma tanto la campagna elettorale è finita. Il sindaco Melucci da un lato minaccia, tra virgolette, giustamente, di prendere provvedimenti nei confronti di ArcelorMittal, però questi provvedimenti non vengono presi. Questo è l'aspetto che inquieta la cittadinanza. L'appello che io faccio al sindaco, che è il massimo rappresentante della salute a Taranto, è quella di fare ordinanze di chiusura dell'Ilva, senza se e senza ma. Nel momento in cui c'è uno sforamento non ci sono alternative. Tu firma le ordinanze, poi il governo potrà fare quello che vuole, farà altri decreti, ma il problema è relativo, perché intanto io sindaco faccio il mio dovere e ti chiudo, poi il governo vediamo che cosa farà. Certo, per il governo poi diventa un problema poter cassare queste ordinanze attraverso appunto decreti salva Ilva, lo potrà fare una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte, 5 volte, 10 volte, poi non lo potrà fare più. È una città che partecipa, vedete lì anche molto bella, c'è un'immagine della Costituzione, l'articolo appunto che prevede, che recita l'articolo 32, il diritto incomprimibile alla salute come diritto fondamentale viene calpestato. Ecco, vedete l'articolo 32, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della comunità. Ma queste sono solo belle parole che effettivamente lasciano il tempo che trovano. Voglio approfittare un attimo di Massimo Castellana, che è il portavoce, sta per iniziare questo flash mob. Noi stiamo mostrando cartelloni, immagini significative per stimolare le coscienze, per aprire il cuore alla consapevolezza che, diciamocelo senza mezzi termini, un brutto male può colpire qualcuno di noi indistintamente. Certo, un brutto male può colpire qualsiasi persona al mondo, ma il brutto male che ci viene calato dall'alto è quello dell'offesa della dignità dei tarantini. Ecco, questo è un caso veramente emblematico di cosa sta succedendo. Da una parte, per le norme anti-Covid bisognerebbe areggiare le aule della scuola per il benessere di alunni e insegnanti. D'altra parte, nelle giornate di Wind Day l'ordinanza sindacale prevede che le finestre restino chiuse. Quindi questo rimbalzo, questa contraddizione enorme non è altro che un'ulteriore offesa alla dignità dei tarantini. In questo caso credo che tutti i tarantini dovrebbero sollevarsi, far sentire la propria voce, perché Taranto, la città spartana, voglio ricordarlo, non può accettare di essere considerata di secondo piano in una nazione che prevede tutti i cittadini con pari dignità, lo dice l'articolo 3 della Costituzione, e che qui non viene applicata assolutamente, a parte tutti gli altri diritti, quello alla salute, che è l'unico diritto fondamentale, voglio sempre ricordare, l'unico diritto fondamentale, quello alla salute. Castellani, io mi sarei aspettato la partecipazione di soggetti istituzionali, è ovvio che ai soggetti istituzionali una manifestazione del genere brucia, e brucia molto.
Abbiamo imparato che le istituzioni, quando si tratta di alcuni argomenti, non vogliono apparire perché dovrebbero... L'Ilva è un tabù, un argomento tabù. Beh, la chiusura dell'area a caldo dell'Ilva, che è quella che il giudice Todisco ha indicato nell'ordinanza come da chiudere, anzi da sequestrare senza facoltà d'uso, che dal 2012, nonostante sia stata dichiarata illegale, il governo continua a sostenere. Questo è un grave danno alla democrazia e alla Costituzione. Ecco, ci spostiamo da coloro i quali hanno rappresentato, un po' stanno rappresentando alcune figure istituzionali. Prego anche Aldo Schiedi di venire qui. Aldo Schiedi in questo momento rappresenta il Presidente del Consiglio, il Premier Conte. Allora Aldo, una manifestazione che significa molto, significa che noi cittadini non pieghiamo la testa e vogliamo che le istituzioni facciano il proprio dovere, senza se e senza ma. E fare il proprio dovere significa chiudere Ilva ArcelorMittal. Come sappiamo, con le norme anti-Covid non si può manifestare, non si possono fare cortei, quindi ci dobbiamo accontentare di questo flash mob dove cerchiamo di rappresentare questi politici che ahimè ci amministrano Regione Puglia, Comune e Nazione. Io a me tocca la figura di Conte, personaggio che ad oggi è venuto a Taranto a fare slogan, ma di concreto ancora non abbiamo... No, ma neanche slogan, non risponde proprio, sull'Ilva non risponde. Non risponde e viene a fare slogan perché di concreto ad oggi non abbiamo visto nulla, parla di un'Ilva Green... Una Ilva Green che non abbiamo capito dove porterà, perché qui si parla di decarbonizzare, però se decarbonizzare significa che domani, anziché consumare 100.000 tonnellate di carbon fossile, se ne consumano 70. Devo interrompere brutalmente, perché riprendiamo poi ovviamente, perché il flash mob sta giustamente per iniziare. Noto anche la presenza di alcuni organi di stampa, peccato che... Questi organi di stampa che stanno qui giustamente, quando è venuto Conte, si sono azzittiti, anzi contestavano il fatto, le mie domande molto pungenti ed incalzanti, ma per carità, ognuno ha la propria coscienza e l'opinione pubblica sa bene. Ecco, guardate, ci stiamo spostando di nuovo le tre figure istituzionali dinanzi al manifesto ormai storico "I bambini di Taranto vogliono vivere", e guardate in bella mostra con tanto di magliette, lo vedete, "I bambini di Taranto vogliono vivere", che mi sembra l'immagine più significativa appunto per il nostro futuro. Ecco, guardate, un po' simulano l'immagine delle tre scimmiette, non vedo, non sento e non parlo, dinanzi allo scempio ambientale che Taranto sta vivendo purtroppo drammaticamente. Ma andiamo ancora avanti, ecco, vedete qui, è questa immagine di nuovo molto bella dell'articolo 32 della Costituzione, molto significativa, e anche è significativo il cartellone "I bambini di Taranto, farfalle con ali spezzate, vigliacchi, fai rumore", lo porta Aurelio Rebuzzi. Conosciamo tutti il dramma vissuto da Aurelio Rebuzzi per la perdita del proprio figliolo. Vedete, le immagini sono più significative di ogni parola dinanzi al silenzio assordante delle istituzioni. Mi avvicino ad Aurelio Rebuzzi, una manifestazione molto significativa, molto forte, molto coraggiosa. Sì, sì, oggi doveva stare mio figlio Alessandro a manifestare contro questi che stanno... Mi porta qui l'immagine di questo guerriero. Quindi oggi sarebbe stato Alessandro a manifestare davanti alla Costituzione, no? Che è stata infrancata,
perché i tarandini sono destinati a soccombere tutti per colpa di questi maledetti politici che stanno ammazzando tutti i bambini di Taranto. Occorre una svolta, occorre una Taranto senza Ilva con rappresentanti istituzionali che abbiano il coraggio di sbattere in faccia alla Morselli, al Presidente della Regione, al Sindaco di Taranto, al Presidente del Consiglio Melucci, sbattere in faccia questa realtà assassina. Non vogliamo i salamelecchi, non vogliamo durante gli incontri istituzionali tutto questo... questo lecchinaggio, passatemi l'espressione. Noi vogliamo alzare la nostra voce, ecco, vedete, qui ci sono appunto queste mani che battono forte per dare un segnale, un significato di questo rumore che dobbiamo fare. Io sono sempre commosso ogni volta c'è da rappresentare Taranto nell'immagine, nel ricordo di mio figlio che ha lottato fino all'ultimo giorno gridando io voglio respirare aria pulita, ma il suo grido non è stato mai ascoltato, lui, i suoi polmoni non hanno retto a questo inquinamento che continua comunque ad ammalarsi e a far morire tanti altri bambini. Bene, ci spostiamo, ci sono altri rappresentanti, è tutto in impresa diretta, abbiamo mostrato il cartellone, ci spostiamo, ecco qui trovo un altro amico ambientalista, tante battaglie attraverso i social, battaglie coraggiose, anche costose tra virgolette sul piano personale perché poi ci si espone, e ho qui al mio fianco Walter Grubissa. Walter, tu sei stato tanti anni, per oltre 10 anni mi pare a Roma, però ora sei tornato a Taranto, però 20, però il tuo legame con la città è molto forte e sei uno dei tarantini che qui manifesta sotto Palazzo di Città. Beh, non potevo mancare a una manifestazione del genere, come a tutte quelle che sono organizzate affinché questa città cambi il proprio destino, lo cambi con le proprie mani, perché se dovessimo solamente pensare o sperare a un cambiamento che arriva dall'alto, da Roma o dalla Regione Puglia, noi rimarremo sempre così, rimarremo sempre con questo punto interrogativo, non avremo mai una situazione definita, quindi una città diversa da quella che si sta cercando faticosamente di costruire, con un avvenire diverso, non tanto per noi che apparteniamo ad una generazione, diciamo, passata, quanto per i bambini. Questa manifestazione è fatta per loro, affinché loro un domani possano ereditare una città diversa da questa. Ecco, e mentre noi lasciamo Walter Grubissa, vedete le figure ancora, queste immagini di Sindaco Melucci ed Emiliano che stanno lì, guardateli. Però devo dire, è stata una cosa simpatica, intelligente, fatta con grande senso di civiltà, questo è il messaggio. È un silenzio assordante quello delle istituzioni, vedete qui anche, ecco, stiamo riprendendo il cartellone proprio che è rappresenta il titolo di questo flash mob, la città del Covid, perché noi Covid e il Windy Windays, Covid 19, finestre chiuse, finestre aperte, questo è il dilemma. Ecco, la sua partecipazione qui, tanti cittadini, tanta gente comune che vuole manifestare il proprio diritto alla vita. Certo, questo è indiscutibile, indiscutibile assolutamente, anche se da parte mia vi è una piccola correzione, non è l'aria a caldo, tutta l'aria a caldo, è l'aria della trasformazione a caldo, cioè l'aria dell'alto forno, cokeria, agglomerato, laddove si prende il minerale, un materiale e si trasforma in un altro. Quella io la considero assolutamente
perché i laminatoi e le cose sono una cosa differente. E abbiamo altri rappresentanti. Lei rappresenta Michele Emiliano. Io rappresento Michele Emiliano, credo che sia una rappresentazione della quale ci sarebbe un po' da vergognarsi per chi in tutti questi anni ha lottato contro Ilva, contro i veleni della propria città e tra le altre cose li ha anche subiti sulla propria pelle questi veleni. Ecco, sto inseguendo proprio in presa diretta colui il quale rappresenta il sindaco, ecco, lui rappresenta il sindaco. Si defila, non parla il sindaco. Ecco, lui rappresentava, lo avete visto, il sindaco. Lo rappresento bene. Ecco, qui sentiamo un intervento di Massimo Castellana, che è il portavoce dei genitori tarantini. Di fronte a questo ultimo evento grave, gravissimo, l'intera popolazione di Taranto dovrebbe sollevarsi. Non si è mai visto che un popolo venisse trattato così in una Repubblica Democratica. Non si è mai visto che una Repubblica Democratica dotata della più bella Costituzione al mondo, e voglio ricordare che i giuristi indicano come Costituzione all'avanguardia quella italiana proprio per l'articolo 32, che indica il diritto alla salute come unico diritto fondamentale. Il diritto al lavoro è esclusivamente riconosciuto dalla Costituzione italiana. Il che vuol dire, se fosse un diritto fondamentale, in Italia non ci dovrebbe essere disoccupazione, ma è solo un diritto riconosciuto come tanti altri. L'unico diritto fondamentale tutelato dalla Repubblica Italiana e che diviene anche interesse della comunità è quello alla salute, quindi quello al benessere psicofisico e alla salubrità ambientale. Non c'è altro da dire, come hanno chiuso a Genova, perché quella produzione è stata dichiarata nociva per cittadini e lavoratori, spostando tra l'altro la produzione qui a Taranto, come hanno fatto a Trieste con grande gaudio del ministro Patuanelli, triestino. Ecco, ci spostiamo intanto per leggere altri altre immagini significative. Articolo 27,1 della Costituzione, ovviamente la responsabilità penale e personale. Articolo 24,1, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. E ancora, l'abbiamo già menzionato, l'articolo 32, l'articolo 25, nessuno può essere distolto dal giudice naturale. E poi ancora il PM, il pubblico ministero, articolo 112, ha l'obbligo, quindi l'esercizio obbligatorio dell'azione penale. Bene, riprendiamo con Aldo Schiedi, ci siamo interrotti con l'inizio del flash mob. Allora Aldo, stavo dicendo che insomma Conte è venuto a Taranto sullo slogan, perché la realtà qual è? La realtà è che questo governo sta dando il 50% di sconti sugli affitti del trimestre sia di maggio che di agosto, quindi a mio parere ha anche viziato quella che era inizialmente la gara di acquisto per quell'azienda, perché se l'altra concorrente che correva con Mittal avesse saputo che dopo due anni ci sarebbero stati questi sconti, forse sarebbe andato diverso la storia. Questo governo qui fa slogan, però nella realtà cosa fa? Fa ancora ulteriori decreti salva Ilva, allunga i tempi di realizzazione della copertura dei nastri trasportatori. Questo deve dire Conte ai cittadini, altro che avremo un Ilva green. Ilva green come? Con la decarbonizzazione, signori? La decarbonizzazione sapete cosa significa? Mantenere ancora questi processi produttivi, quindi con alimentati da gas SAFO e gas COC. Ilva green cosa significa? Avere un Ilva idrogeno? Taranto non ha il tempo per aspettare. Grazie Aldo, ci spostiamo da Lina Ambrogi Belle, tante battaglie in sede giurisdizionale, anche europea,
la scritta avete calpestato la Costituzione. Mi permetto, state ancora calpestando la Costituzione, non è un fatto purtroppo maledettamente presente. Ma anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è diventata giuridicamente vincolante col Trattato di Lisbona del 2009 e di cui non si tiene assolutamente conto. Quindi noi abbiamo, tra le tante iniziative, abbiamo anche sollecitato, ovviamente lo può fare la procura e i giudici, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo, in quanto la Commissione Europea, pur diciamo, avendo ricevuto tutte le documentazioni ufficiali, avendo avviato una procedura di infrazione, in realtà poi questa procedura di infrazione è stata sospesa e non ha deferito ancora l'Italia davanti alla Corte di Giustizia Europea. Noi come cittadini abbiamo potuto invece rivolgerci soltanto alla Corte dei diritti dell'uomo a Strasburgo, perché abbiamo capito che qui in Italia non riusciamo ad ottenere giustizia in nessun modo dopo tanti anni di battaglia che ben conosciamo, no? Quindi abbiamo già ottenuto una prima sentenza di condanna dello Stato italiano il 24 gennaio 2019, che impone appunto allo Stato italiano di porre fine alle violazioni che sono state riconosciute, però nonostante ciò non è cambiato ancora nulla. Sempre il sistema di proroghe su proroghe non ha permesso neanche di realizzare quel piano ambientale che, se vogliamo, la valutazione del danno sanitario del 2013 aveva già definito insufficiente per salvaguardare la salute. E quindi noi insistiamo su queste strade, infatti abbiamo un altro ricorso pendente. La signora Oriolo dei genitori tarantini, tante battaglie con un'arma. La telecamera, un'arma non mortale. Telecamere, quando i media vogliono dire la verità. Tu rischi anche di dire la verità. Sei attaccato continuamente da tutti i fronti, no? Non mi fanno né caldo né freddo. Perché hai l'unico obiettivo, no? Rendere Taranto una città libera. Chiudere Ilva, senza se e senza ma. Chiudere l'Ilva affinché i cittadini possano vivere con la salute, l'aria pulita, meno mortalità, meno cancro. Qua ormai è diventato normale avere il cancro in questa città. Sì, la gente si è rassegnata. Ero l'altro giorno al supermercato, c'era una signora, diceva: mio suocero ha un cancro, sta male. E l'amica vicina dice: ma sai, ormai chi non ce l'ha a Taranto? Una triste rassegnazione. No, tutto questo deve cambiare comunque, perché il governo si ostina a far rimanere ArcelorMittal a tutti i costi. Gli darebbe di tutto, farebbe di tutto, ma l'Ilva deve chiudere, deve andare via. Noi lotteremo per questo, con il tuo aiuto. Con l'aiuto di tutti, con l'aiuto di tutti. Ecco, qui vediamo un altro intervento di un altro ambientalista, l'amico Edoardo Bellucci. Vedete? Ho qui al mio fianco Sabrina Esposito, la figlia del compianto ambientalista Sandro Esposito. Lo ricordate, lo ricorderete tutti, i suoi cartelloni, le sue battaglie, la sua lotta per la difesa del diritto alla vita, soprattutto dei bambini. Papà è morto alcuni giorni fa, una settimana fa. E la testimonianza di Sabrina è molto significativa, lei viene dalla Germania e vuole onorare la memoria del padre proseguendo la sua battaglia. Buongiorno a tutti, sono la figlia di Sandro Esposito e sono qui a Taranto da una settimana, perché purtroppo mio padre è venuto a mancare per un tumore, purtroppo. Sono qui con uno di tanti cartelloni che mio padre ha creato per Taranto, per tutte le associazioni. Sono qui per onorarlo e per cercare di portare avanti i suoi buoni propositi e le sue buone azioni per tutta Taranto, per i bambini di Taranto e per tutti noi. Parole molto significative, tante battaglie, un coraggio, una forza, una simpatia quella di Sandro, e sicuramente da lassù ci starà guardando e chissà, magari proteggerà i bambini tarantini. Speriamo. Oggi tra l'altro è anche una bellissima giornata di sole, io sono sicura che ci sta guardando da lassù e vogliamo dire anche che sta in mezzo a noi adesso, in questo momento.
e deve vivere in una Taranto della quale essere fiero. Deve andare via, fare le sue esperienze, ma poi deve tornare, deve crescere qui e non deve avere paura di dire sono di Taranto. Io non ho paura di dire sono di Taranto, io sono orgogliosa della mia città. È per questo che non ci fermiamo mai, tutti noi delle associazioni non siamo mai fermi, anche in questo periodo di lockdown. Per quello che potevamo siamo andati avanti, abbiamo continuato a studiare, abbiamo continuato a capire quali fossero i cavilli sui quali poterci attaccare per far rispettare i nostri diritti, perché non chiediamo nient'altro, solo che i nostri diritti vengano rispettati. Fa parte del cartello delle associazioni qui presenti stamattina nel comitato appunto cittadino per la difesa della salute e dell'ambiente, Liberiamo Taranto, o al mio fianco Monica Altamura. Le impressioni su questa manifestazione? Allora, le impressioni sono positive perché comunque c'è stata partecipazione e ci aspettavamo qualcosina in più anche da parte di altre associazioni, però evidentemente c'erano altri impegni improrogabili e ci rendiamo anche conto del fatto che il Covid non aiuti, insomma, per queste cose, però le impressioni sono comunque buone, la gente ci ha ascoltato e questa cosa ci fa molto piacere. Il messaggio forse più significativo è che c'è una Taranto sana che non piega la testa e che affronta a muso duro le istituzioni. Certo, lo abbiamo sempre fatto, non abbiamo paura, non l'abbiamo mai avuta e continueremo a non averne, anche perché la cosa che ci lascia liberi di poter agire è proprio il fatto che non abbiamo mai avuto un favore dall'amministrazione, né locale, né nazionale, né regionale. Non siamo legati ad alcun partito, ma siamo cittadini attivi, liberi, con le mani libere, del tutto libere, che possono tranquillamente esprimere la propria opinione senza avere paura di ripercussioni. E questo è un valore aggiunto che rivendichiamo con orgoglio, insomma. Purtroppo il dramma ambientale di Taranto non conosce confini e assume una dimensione internazionale. Questa mattina, in occasione del flash mob, la presenza di una troupe tedesca. Qual è il nome della realtà, dell'emittente? Noi siamo una troupe della ARD tedesca, che è il primo canale televisivo tedesco con sede di corrispondenza a Roma, e siamo venuti qua oggi. Mi state facendo una idea purtroppo della realtà di Taranto? Ci stiamo cercando di avvicinarci a questa realtà. Una bellissima città, lo avete visto, un meraviglioso mare, una giornata soleggiata, le nostre bellezze, il castello, il ponte girevole, però questa Ilva, questa ArcelorMittal che inquina e uccide, il polverino rosso che ricopre la città di Taranto e che entra nei nostri polmoni. Noi siamo proprio venuti qua a fare un servizio sull'impatto ambientale e vediamo in questi giorni. Starete a Taranto proprio per studiare la situazione. Esatto. E qui ho l'operatore, quindi attraverso la sua telecamera immortalerà queste immagini per denunciare che a Taranto si muore di cancro, un cancro firmato Ilva ArcelorMittal e non solo. Sì, come dire, io sono italiano, lavoro con la televisione pubblica tedesca da tanti anni e giriamo l'Italia documentando tante cose, ahimè questa è una di quelle peggiori e quindi sono molto amareggiato, ecco, quando entriamo in queste problematiche. Come italiano mi dispiace e mi sento veramente molto in difficoltà. Insomma. Lo dicevo alla sua collega prima, una città meravigliosa, basti vedere appunto le sue bellezze naturali, ne ho appena parlato con la sua collega, eppure questa condanna che hanno i tarantini non solo a subire l'inquinamento, ma una condanna da parte della classe politica nei confronti di Taranto che dice dovete tenervi il ArcelorMittal. Ma noi siamo qui appunto per documentare
e speriamo di dare il nostro piccolo aiuto affinché le cose cambino anche a Taranto. E quindi apprezziamo il vostro spirito di informazione libera. E quindi ve lo auguro anche a tutti noi, a tutti gli italiani, perché questa cosa non fa bene alla nazione, non fa bene a nessuno di noi. Bene, ecco, ringraziamo anche la collega tedesca, la battaglia per la vita non conosce confini. Sì, infatti. Portate in Germania il bel ricordo di Taranto e portate in Germania anche lo spirito combattivo di questa gente qui questa mattina che non piega la testa. Rieccoci con Massimo Castellana, portavoce dell'Associazione Genitori Tarantini, tante battaglie le vostre attraverso il coinvolgimento popolare, attraverso la raccolta di firme. E parlando di firme c'è la petizione, c'è la raccolta di firme che si sta ancora facendo. Rivolta lettera al Premier, ogni sabato viene inviata puntualmente, vengono inviate le firme. Intanto a che numero di firme siamo? 6.100 sottoscrittori come liberi cittadini italiani e 63 associazioni dell'intero territorio nazionale, voglio questo. Dire. Poi un'altra petizione, quella fatta 2 anni or sono, rivolta al sindaco di Taranto Melucci. Da 2 anni 4.000 cittadini attendono una risposta alla petizione. Sì, nonostante per la petizione servissero soltanto 500 firme di cittadini, siamo riusciti insieme a Liberiamo Taranto, un'associazione di promozione sociale, 4.000 firme, anzi oltre 4.000 firme, che proponevano un quesito semplicissimo al sindaco. Chiedevamo al sindaco se secondo lui la salute dei tarantini era o no tutelata. La risposta? La risposta non è mai arrivata, anzi ha avuto un iter piuttosto strano questa petizione. Dopo aver aspettato i canonici 60 giorni, i giorni che per legge sono consentiti al sindaco per rispondere, abbiamo inviato una lettera, ci è stato risposto che avevano inviato 80 raccomandate a 80 cittadini firmatari per controllare se realmente avessero firmato. 80 raccomandate pagate con i soldi dei tarantini naturalmente. Abbiamo aspettato ancora qualche mese, siamo tornati avanti e ci hanno detto ancora una volta che siccome avevano avuto poche risposte avevano estratto ancora 80 nomi e mandate altri 80 raccomandate sempre pagate da noi ad altri 80 firmatari e siamo arrivati intorno ad aprile. Una di queste è arrivata anche a me, devo dire, sono andato a rispondere che sì, ero io quello che aveva firmato. Dopodiché siamo stati convocati a una riunione della Commissione Ambiente, durante la quale c'era stato promesso che una delegazione di Genitori Tarantini e Liberiamo Taranto sarebbe stata ammessa in un consiglio monotematico sull'ambiente lì al Comune di Taranto. Cosa poi smentita dal Presidente, nonostante ci avesse dato le sue raccomandazioni, il Presidente della Commissione, e che quindi non ha avuto seguito. Sono 2 anni che stiamo aspettando, fra 2 giorni saranno 2 anni che abbiamo fatto protocollare oltre 4.000 firme. Questa è Taranto. Spegneremo la candelina. Sì, questa è... Così come ArcelorMittal, ora passatemi l'espressione forte, sta spegnendo le vite umane. Sì, ArcelorMittal e altri prima di lui. ArcelorMittal, Ilva, Italsider. Sì, certo, ce n'è da raccontare e c'è da raccontare di questa grandissima ingiustizia, queste cose che sono veramente incostituzionali, azioni incostituzionali messe in atto da persone che giurano sulla Costituzione prima di ricoprire la carica, prima di accettare il mandato di ricoprire una carica istituzionale. Bene, queste sono veramente cose che non dovrebbero offendere soltanto i tarantini, ma tutti quei cittadini italiani che credono in questa Costituzione che, a detta di tutti, è la più bella al mondo. Ecco, voglio concludere questo speciale. Ecco, aspetta qui, piccolo. Ecco, vieni, non scappare. Ecco, vedete qui, vogliamo concludere con questa bellissima immagine. Un bambino mostra una maglia, i bambini di Taranto vogliono vivere. Penso che questo sia il significato profondo di questa manifestazione. Non vogliamo strumentalizzare nessuno, ma vogliamo difendere con le unghie e con i denti il nostro sacrosanto diritto alla vita. Il sacrosanto diritto alla vita
nostro e dei nostri piccoli, come il piccolo che ho al mio fianco.